Siamo con Antea Brugnoni, proprietaria di Roy Dulac. Ciao Antea. Ciao, buongiorno. Raccontaci dell'ispirazione dietro la collezione che state presentando al Pitti. Dunque, questa collezione è ispirata, come tutte le nostre storie, le nostre collezioni, al periodo Edo del Giappone. È un viaggio in un periodo storico di un paese. Questo viaggio poi viene declinato in tutta una serie di stampe, dalle stampe floreali, paesaggistiche, panorami, insomma un ampio range di possibilità per chi ama il nostro stile. Abbiamo avuto degli ottimi riscontri nelle ultime due stagioni dal mercato per quanto riguarda la camicia bowling, la camp shirt classica maschile, che però quest'anno abbiamo deciso di riproporre in cupro. È stampato in Italia, permette non solo in termini di stile un taglio più casual, morbido, flessibile, meno formale, ma ecco anche un rispetto nei confronti dell'ambiente. E avete delle stampe molto speciali che sono disegnate. Sì, le stampe sono disegnate dal nostro designer Marco Kinlock, che disegna tutto a mano, quindi sono tutti acquerelli. Noi sviluppiamo circa 40 disegni ogni stagione. Siamo uno dei pochissimi marchi sul mercato a disegnare internamente i disegni. Non recuperiamo nessun materiale d'archivio e crediamo che questo sia sicuramente uno dei focus principali del nostro prodotto, anche nel cercare di andare incontro alle esigenze dei negozianti nello sviluppo del prodotto più ideale per loro.